Buongiorno e bentrovati a Leoni Files, il podcast settimanale eh, dell'Istituto Bruno Leoni. Oggi in edizione natalizia perché eh, questa puntata viene trasmessa pochi giorni prima di Natale e i miei compari eh, Carlo Amenta e Serena Sileoni hanno ben pensato eh, di lasciarmi solo. Eh, io però sopravvivo serenamente eh, all'abbandono perché eh, oggi posso contare sulla compagnia eh, di due ospiti eccezionali, due ospiti che davvero sui canali dell'Istituto Bruno Leoni si può dire sinceramente che non hanno bisogno di presentazioni. Benvenuti a Maurizio Sacconi e Alberto Mingardi. Siamo molto in imbarazzo perché non abbiamo ben capito chi fa il gue e chi fa l'asinetto. E non scioglierò questo dubbio. Caro saluto a tutte e a tutti. Eh, allora, il motivo, eh, diciamo lo spunto eh, per questa puntata nasce da eh, un libro eh, che è appena stato pubblicato, eh, che avete scritto a quattro mani, si intitola Stato essenziale, Società Vitale, ed è stato pubblicato dalle edizioni Studium eh, sottotitolo Appunti sussidiari per l'Italia che verrà. Eh, io partirei proprio da qui eh, per cominciare questa nostra chiacchierata, con una domanda a, a Maurizio Sacconi, ci spieghi il titolo e il sottotitolo di questo libro? Cosa ci volete trasmettere? Ma è stato essenziale società vitale solo un binomio che è stato ricorrentemente utilizzato, ma nel concreto della stagione che viviamo mm. vuole mettere in discussione eh, la politica prevalente di questi anni che ha dato luogo a una ipertrofia della dimensione statuale in termini di eh, strutture relativi costi uh, regole con eh, conseguente ulteriore rattrappimento della società uh, e però siamo stati poi incoraggiati a immaginare che ci possa essere discontinuità dal motto di Giorgio Meloni lo Stato non deve disturbare chi ha voglia di fare quindi il il libro è esplicitamente dedicato a coloro secondo i quali lo Stato non deve disturbare chi ha voglia di fare. Uh, decliniamo uh, dal punto di vista delle principali politiche pubbliche uh, questo ritiro, se vogliamo, dello Stato nella dimensione propria, nella dimensione essenziale e. Uh, tutto ciò che può scatenare la vitalità sociale. Anzi, immaginiamo che eh, le insicurezze che si manifestano per tante ragioni ben note nella nostra società possano trovare una risposta non più nella espansione dello Stato, ma piuttosto nella, uh, nel circolo virtuoso di una società che diffusamente uh, riprende uh, vitalità e che incoraggia ciascuno uh, ad uscire dall'angolo e a mettersi in gioco, a, a realizzare sogni, speranze, uh, a rischiare anche in una certa misura uh, come è stato in alcune fortunate stagioni della vita nazionale, gli anni della ricostruzione, del primo sviluppo, i meravigliosi anni ottanta per chi come me li ha vissuti appieno. Se posso Carlo, il sottotitolo, appunti, eh, dice qualcosa sulla natura del libro, nel senso che non è, è un libro che eh, affidi al lettore alcune proposte di policy dettagliate, non è un manuale eh, per le riforme, anche perché eh, come dire, eh, sappiamo bene quanto sappiamo bene noi quanto sia spesso anche velleitario cercare di pensare di dare delle soluzioni chiave in mano a un legislatore che poi è, passa insomma per, per traversie, per storie, per vicende diverse rispetto a quelle che noi possiamo immaginare ma invece è una raccolta appunto di appunti, di suggestioni, di idee eh, rispetto a temi che sarebbe opportuno presidiare a cose che sarebbe opportuno fare oppure smettere di fare eh, se eh, c'è davvero il desiderio che si apra una fase politica nuova. Ecco, eh, stiamo sul, sul tema della dedica, appunto, cioè eh, dedicato a chi eh, non, vuole, eh, non vuole disturbare chi ha voglia di fare. Lo Stato disturba chi ha voglia di fare in, in due modi diversi. Eh, a volte disturba chi ha voglia di fare perché c'è un disegno esplicito e consapevole di disturbare. È il caso questo di tante regolamentazioni che vogliono impedire per le ragioni più diverse, eh, la libera iniziativa eh, individuale in alcuni ambiti. A volte, però, invece, lo Stato disturba chi ha voglia di fare, non diciamo così intenzionalmente, ma per effetto delle sue disfunzionalità. Voi dedicate un eh, capitolo: un capitolo anche con delle tesi abbastanza, abbastanza forti. Al temi, ai temi della burocrazia difensiva e dell'anomalia giudiziaria. In che modo la, la burocrazia può essere affrontata da chi vuole eh, non disturbare già voglia di fare eh, volutamente parliamo con enfasi della burocrazia difensiva. un termine coniato recentemente e mutuato dalla medicina difensiva, cioè da quella da quel ricorso uh, inappropriato a diagnostica uh, o, ad altri, uh, o ad altre azioni uh, giustificate uh, dal desiderio di autotutela del medico rispetto a possibili contenziosi uh, civilistici o peggio ancora di carattere penale. Uh, nel caso della, della burocrazia, la... Uh, l'affastellarsi di eh, norme penali, di fattispecie penali, eh, per, eh, nei rapporti tra il funzionario e per quanto riguarda cioè, le responsabilità del funzionario pubblico, reati contro la pubblica amministrazione, ha, ha ulteriormente accentuato la fuga dalla responsabilità, la fuga dalla firma, come si suolta allora dire. Eh, tutto ciò avviene in relazione a quella che hai chiamato anomalia giudiziaria, eh, che eh, si avvia eh, con eh, la vicenda eh, molto selettiva di Mani Pulite, eh, che ha ormai quasi 30 anni, e che nel corso di questi decenni eh, non è mai stata ricondotta in un alveo di corretti rapporti tra i poteri. Uh, di, in questo tempo si discute, uh, di di si ridiscute di riforme, si ripropongono potremmo anche dire ambiziosi progetti di riforma, che eh, a nostro avviso sono il cuore. Se io potessi dire, dal mio punto di vista, certamente il prius, uh, che eh, per parlare di uno Stato essenziale, ricondotto alla sua corretta dimensione. Ecco, un esempio invece eh, in cui lo Stato eh, disturba chi vuole fare in maniera esplicita e consapevole perché impedisce di fare delle cose è quello dell'organizzazione del nostro sistema scolastico, altro tema scolastico, diciamo, universitario, educativo in senso ampio, eh, altro tema a cui dedicate un, un capitolo. Eh, anche qui come, qual è la vostra diagnosi e perché è così importante lasciar fare nel sistema educativo? Questo forse rispondo io. Io credo che, come dire, negli anni scorsi ci siamo un po' concentrati tutti anche su riforme eh, parziali di questo o quell'ambito, cambiamenti di questa o quella regolamentazione, questa o quella categoria. E eh, molto spesso c'è stato un approccio rinunciatario, sia da parte della politica che da parte di organizzazioni, di istituti come il nostro, di persone che animano. La pubblica opinione rispetto a un tema fondamentale che è quello della scuola perché perché quando uno tocca la scuola tocca un gruppo di interessi compatto, omogeneo, inscalfibile che è quello dei docenti la scuola italiana è sostanzialmente costruita e vista dal decisore politico come un erogatore di stipendi non come qualche cosa che deve offrire un servizio ovvero competenze di istruzione nello stesso tempo, però, ci rendiamo conto oggi come non mai di essere in un contesto nel quale insegnare e apprendere sono cose più difficili e diverse di quanto non fosse 10 o 15 anni fa. Eh, non voglio fare il tecnoluddista, eh, ma passare la vita con in mano un telefono cellulare, vivere sui social, essere nativi digitali, indubbiamente cambia il modo nel quale i ragazzi hanno a che fare con i libri, con le lezioni, eh, con le categorie e gli strumenti tradizionali di apprendimento. E noi lo vediamo all'università, vediamo come i nostri studenti oggi sono veramente diversi eh, rispetto a abitudini, a soglia dell'attenzione, a capacità di seguire lezioni che sono un po' più lunghe eh, rispetto... Eh, come dire, alle storie su Instagram, eh, eccetera. Eh, ora, in un momento come questo, nel quale sta cambiando così profondamente il modo nel quale noi impariamo, noi a che cosa affidiamo quel servizio essenziale che è l'istruzione a un monopolio? Che ha tutte le caratteristiche che gli economisti, che sono in disaccordo su tante cose, però tendono sostanzialmente ad associare eh, al monopolio. Per questo noi abbiamo bisogno di un ribaltamento della piramide educativa che parta dal basso, che dia vera autonomia alle scuole. Non significa necessariamente, come viene detto in modo eh, diciamo così, un po terroristico, come se fosse un gran problema, privatizzare le scuole. Ma significa, per esempio, avere l'equivalente delle certe scuole avere delle scuole nelle quali ci sia un consiglio di amministrazione che risponda alle esigenze del territorio, avere soprattutto dirigenti scolastici, ovvero presidi, che possono accertare il merito, se vogliamo usare questa parola, dei diversi docenti, e consentire a docenti più capaci, più dedicati, eh, più in grado eh, di insegnare e di far imparare ad apprendere, gli sudetti, di lavorare di più. E al limite anche... Eh, di eh, evitare che, eh, come dire, si perpetuino alcune, alcune forme di malcostume che all'interno della scuola italiana esistono. Ora, una delle tesi di fondo di questo libro è che l'Italia è un paese strano. L'Italia è un paese che in qualche modo eh, sopravvive eh, a qualsiasi analisi panoramica del paese, che... È un paese diverso da quello che ci dicono il suo debito pubblico, la, la reputazione delle sue istituzioni, uh, il livello di tassazione, eccetera. E, e sopravvive perché? Perché è un paese che ha avuto, almeno in alcune parti, almeno in alcuni settori, straordinari imprenditori e straordinarie maestranze. Purtroppo il declino del sistema uh, educativo mette a rischio. Il fatto che straordinari imprenditori e straordinarie maestranze ci siano anche nel futuro. Quindi mette a rischio la possibilità di avere quel qualcosa che tiene a galla il paese a dispetto di tutti i suoi problemi. E questo per noi è un problema, scusate la ripetizione, veramente gigantesco. Per cui, una cosa di lungo periodo, i cui effetti non si vedono domani mattina, che richiede ovviamente di attingere a importante capitale politico, come la riforma della scuola. Eh, ci pare una delle più urgenti che significa sostanzialmente passare da un sistema centrato sul ministero dell'istruzione a un sistema autenticamente decentralizzato Ecco, un, un altro capitolo è dedicato a imprese e lavoro e, e questo capitolo diciamo, lo giocherei facendo ovviamente a, a Maurizio una domanda sul lavoro e Alberto eh, una domanda sull'impresa, perché questi due ambiti eh, la disciplina lavoristica e tra virgolette la politica industriale, eh, sono due ambiti dove per lungo tempo c'è stata anche in Italia una tendenza, tra virgolette, liberale verso una maggiore flessibilità eh, del lavoro, verso una politica industriale un po' meno invasiva, pensiamo alla funzione del, del, della disciplina eh, degli aiuti di Stato a livello europeo. Da alcuni anni però questa tendenza sia a livello di interventi normativi sì, anche a livello di dibattito intellettuale più ampio sembra essersi invertita. Oggi c'è chi eh, riscopre l'utilità, tra virgolette, delle, delle rigidi, della reintroduzione delle rigidità sul mercato del lavoro e poi queste tesi si traducono in interventi come quelli contenuti nel decreto dignità di alcuni anni fa e c'è chi ripropone la politica industriale vecchio stile. E convincere Giorgia Meloni e i suoi mi i ministri che bisogna eh, fare un'altra inversione a u non sarà facile che tipo di argomenti usereste per ehm, appunto difendere il, il valore della flessibilità nel, eh, nell'ambito del diritto del lavoro e difendere il valore possiamo usare la stessa parola della flessibilità e, e, e della libertà imprenditoriale nell'ambito delle politiche industriali eh, il capitolo che tratta delle imprese del lavoro, eh, intitolato anche i pregi pregiudizi duri a morire, nel senso che eh, nostro, nel nostro paese, in molti, in molti degli ambienti anche culturali, eh, oltre che in una parte dei decisori, e in una parte importante dei decisori, si, vi sono stati pregiudizi molto insistiti giudizi eh, ostili all'impresa e eh, alle relazioni di lavoro, ostili a una interpretazione naturale delle relazioni di lavoro. Per quanto riguarda il lavoro, noi pensiamo che si debba riportare a semplicità eh, il rapporto di lavoro come relazione tra persone. Eh, e la semplicità non significa poco vuol dire anzi eh, sviluppare tutta l'intensità di questa relazione sottraendola al sovraccarico ideologico eh, che ha tanto mortificato il, il, il lavoro, eh, il rapporto di lavoro, lo ha ricondotto in, entro schemi astratti eh, privandolo delle possibilità di adattamento reciproco eh, e di eh, più alta convergenza. Uh, fra datore di lavoro e lavoratore. Uh, e per quanto riguarda l'impresa, il pregiudizio ha spesso voluto dire che lo Stato si sostituisce all'impresa e ancora oggi discutiamo di alcune vicende nelle quali lo Stato potrebbe sostituirsi all'impresa. Uh, ovviamente nell'impresa ci sono, nel, nei sistemi di impresa, nelle imprese ci sono patologie ma le patologie difficilmente devono condurre a, a sostituire la possibilità di un imprenditore migliore di quello che è venuto meno. Uh, io quello che posso dire, ma credo, venendo da forse cultura un po' diversa da quella di Alberto, uh, che uh, noi oggi dobbiamo uh, fare leva. Eh, sulla vitalità sociale, che significa anche eh, sul eh, riconoscimento della vitalità d'impresa, eh, perché non potremo disporre come in passato del bilancio pubblico, eh, eh, quando lo Stato si sostituisce all'impresa di soldi ne brucia, eh, e per il fatto che non avremo il denaro a buon mercato quelle due condizioni che sono state alla base dell'ipertrofia pubblica negli anni trascorsi eh, non dimentichiamoci il ruolo avuto anche da modi subliminali di ingresso dello Stato nell'economia come la Cassa Depositi e Prestiti senza l'empasi, la rotondità e se vogliamo anche le capacità dell'IRI eh, che sono state negli storici enti eh, che riunivano le partecipazioni pubbliche quindi la speranza si lega alle condizioni oggettive, eh, innanzitutto, siccome mi hai chiesto un, un esercizio retorico sostanzialmente, cosa direste a Giorgia Meloni e alla sua maggioranza, io farei un ragionamento su una categoria che questa maggioranza forse frequenta con eh, maggiore. Eh, interesse e maggiore determinazione rispetto ad altri, cioè quella dell'interesse nazionale. Che cos'è questo interesse nazionale? Alla fine, questo interesse nazionale coincide in larga misura, in prima battuta, con l'interesse dei consumatori, azione fatta soprattutto da persone o da imprese che consumano eh, ciò che viene prodotto da altri, tutti siamo consumatori. E poi l'interesse nazionale, secondo me, coincide con l'interesse dei giovani, non, una, non per un un esercizio di buonismo, ma perché l'interesse dei giovani è sostanzialmente quello di avere un'economia la più dinamica possibile che dia loro più opportunità di impiego, in buona sostanza. Ora, se interpretiamo così eh, l'interesse nazionale, a me sembra che questo interesse nazionale alla fine sia proprio nella direzione, si concretizzi nell'idea di una vitalità sociale, di un dinamismo economico superiore di quello che vi è altrimenti. E la cosa interessante, straordinaria e complicata del nostro Paese è che quella roba lì c'è. Adesso siamo a fine anno e possiamo dirci con un po' di sorpresa che quando guardiamo le previsioni, oramai le previsioni di crescita dell'economia italiana per quest'anno rispetto a quelle di altri Paesi europei, siamo genuinamente sorpresi. Nel senso che in una fase di grande rallentamento noi cresciamo del 3 qualcosa per cento, con regimi eh, se sbaglio, che quindi è un rallentamento inferiore rispetto a quello che si osserva in altri paesi, pure parimenti toccati da quello che è avvenuto a livello internazionale, quindi dei problemi energetici e via dicendo. A che cosa si deve questo 3 Si deve alla cassa depositi e prestiti? Si deve al PNRR che come sappiamo è rimasto in grosso modo, eh, come dire, una parola magica che non ha ancora fatto saltare fuori i conigli dal cilindro, o si deve alle imprese italiane? E ormai si deve in larga misura alle imprese italiane, sono soprattutto a quelle che operando nell'economia internazionale e esportando oramai hanno livelli di efficienza assolutamente paragonabili, talora superiori a quelli dei loro concorrenti. Allora, siccome questa cosa c'è, perché l'interesse nazionale non deve essere per una volta declinato come sciogliamo le briglie a chi sa correre, perché a furia di correre trainerà anche il resto del paese fuori dalle secche? Questo sarebbe l'argomento che utilizzerei io. Ecco, hai citato il PNRR. Eh, il PNRR è un po' lo strumento a cui, eh, con maggiore o minore convinzione, un po' tutti. I partiti politici, maggioranza, opposizione, eccetera, delegano eh, la funzione di eh, rilanciare l'economia. Dentro il PNRR ci sono impegni di investimenti, ci sono impegni a fare delle riforme, c'è da parte della, della Commissione europea l'impegno a trasferire all'Italia, se, eh, se rispetterà le scadenze, eh, una eh, enorme massa di soldi nell'arco dei prossimi eh, di questi cinque anni, del, del, del corrente quinquennio. In parte attraverso finanziamenti a fondo perduto, in parte attraverso prestiti. Um, si è molto discusso sull'esigenza di rivedere il PNRR, lo si è fatto in realtà soprattutto con un argomento anche di buon senso, per carità, legato a, a, agli effetti dell'inflazione. Noi pensavamo di spendere 10 per fare la tale opera, eh, ma in realtà l'energia costa di più, l'acciaio costa di più, eccetera, e quindi 10 non basta più. Um, voi siete un Po' più critici invece eh, nel libro eh, sul PNRR. Come mai? Guarda, il PNRR ragionevolmente è stato scritto eh, da mani tecnico-politiche eh, nella distrazione però dei grandi partiti, forse di tutti i grandi partiti. Eh, in una stagione di debolezza della politica. Uh, uh, alcuni estensori hanno vissuto un sentimento di rivalsa. Dopo tanti anni di contenimento della spesa pubblica, dopo tanti anni di uh, uh, controllo delle sue dinamiche espansive, uh, hanno detto questa è l'ora della pacchia, uh, prendiamoci la rivicita e, e usiamo queste risorse per uh, liberare quelle dinamiche espansive di cui prima dicevo. E eh, lo si vede per esempio in materia di lavoro. Uh, fu consapevole la scelta di non puntare sui centri per l'impiego, ma di avere un sistema plurale di intermediari uh, utili ad accompagnare chi cerca lavoro a, a chi cerca lavoratori. Uh, e, Invece, qui si, riscopre, eh, la di, si riscoprono i servizi pubblici statuali eh, come se eh, fosse la loro insufficienza fosse la ragione dell'inefficienza del nostro mercato del lavoro e si dice assunzioni, ci cioè si preoccupa soprattutto di assumere e di assumere a prescindere, mentre invece servirebbe anche cambiare la regola di ingaggio, cambiare la funzione di questi eh, centri per l'impiego che non dovrebbero dedicarsi a, a, mh, per, a processi burocratici di cosiddetta presa in carico del disoccupato, di astratta analisi, bilancio delle sue competenze, eh, di astratta valutazione del, del suo skill gap, del suo bisogno formativo, ma piuttosto uh, trasformarli in uh, soggetti competitivi con le agenzie private del lavoro e con gli altri intermediari. Eh, eh, oppure parlando della salute, lo sviluppo giusto dei servizi eh, sociosanitari territoriali, la cui carenza tanto si è manifestata durante l'esperienza pandemica, eh, dovrebbe avvenire sussidiariamente rinegoziando la convenzione con i con i medici di famiglia, con i medici di medicina generale, costringendoli agli studi associati. Lo Stato si tidi della sua capacità regolatoria, la eserciti con consapevolezza di obiettivi e di strumenti per conseguirli. E invece eh, l'idea è quella di finanziare delle case, nel senso tecnico del termine, degli immobili di comunità dove dovrebbero essere ficcati dentro dei medici dipendenti, eh, immaginando che così si risolvano quei bisogni di primo rapporto con il servizio sanitario dei cittadini che ha bisogno innanzitutto di prossimità e di eh, utilità di servizi quali potrebbero essere sussidiariamente appunto realizzati dagli studi associati costretti dalla convenzione ad avere tecnologie di telemedicina, di diagnostica elementare eh, e, e altre eh, funzioni eh, quanto più vicine ai cittadini esercitate. Ecco, un'ultima un domanda prima di chiudere. Eh, nella chiusura del libro siete molto critici con eh, le restrizioni eh, che sono state introdotte negli scorsi anni eh, per contrastare il Covid. Ora è evidente che quelle, quel tipo di restrizioni sono un'esperienza, speriamo, irripetibile, quantomeno per quanto riguarda il Covid, ma è altrettanto evidente che potremmo in futuro trovarci di fronte a minacce, a problemi, eh, a eventi in vario modo paragonabili a, a quello che abbiamo, eh, che abbiamo vissuto. Altre pandemie, eh, qualcuno dice che eh, eh, i cambiamenti climatici potrebbero eh, obbligarci ad adottare misure altrettanto invasive e, e, e chissà che altro. Che lezioni possiamo trarre da, da quell'esperienza e, 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 e che tipo di bagaglio culturale è necessario a Giorgia Meloni oggi ma insomma chiunque occupi domani Palazzo Chigi per affrontare questo tipo di grandi eh, minacce che, che possono presentarsi di fronte a un paese oggi Dico due cose io così poi facciamo concludere a Maurizio ma anzi, speriamo che Giorgia Meloni, per quanto il suo governo abbia un orizzonte di cinque anni, non si trovi ad avere a che fare con uh, situazioni simili. Lo speriamo per lei e per noi. Io credo sia evidente come, ovviamente, governare in una situazione difficile come quella con cui si è confrontato in buona sostanza il governo Conte eh, da principio della pandemia porti inevitabilmente a fare degli errori eh, e anche a prendere magari delle misure eh, emergenziali dettate sostanzialmente da un appello al principio di precauzione. Capita, non mi scandalizza, credo che eh, sia necessario col senno di poi eh, anche essere eh, comprensivi rispetto ad alcune scelte dei governanti nel primissimo periodo, cioè quando arriva la pandemia e eh, si eh, scontra, si infrange sulle nostre società, però poi no, nel senso che eh, a problemi eh, pratici, concreti, a difficoltà cagionate dal momento si è sottrapposto quello che è stato espresso anche con grande linearità da parte per esempio del Ministro Speranza, è stato un approccio ideologico, cioè usiamo questa grande eh, occasione per raddrizzare le gambe al Cane che è il sistema capitalistico, una sostanza. Quello che eh, succede quando questo genere di approccio si sovrappone alla realtà è che si perdono tante occasioni. E eh, io credo che una delle cose più interessanti eh, di quello che abbiamo vissuto negli anni scorsi, e poi starà ovviamente gli storici del futuro a darne pienamente conto, è come a fronte di un approccio fortemente centralistico da parte delle autorità di governo, con alcuni aspetti demenziali. Insomma, ricordiamo tutti il primo decreto per cui non si poteva uscire dal comune di residenza per andare a fare la spesa in un paese scusate come l'Italia, dove sappiamo qual è la dimensione di tanti comuni, sappiamo che in tanti comuni non c'è un supermercato, per esempio, quindi bisogna uscire, andare al comune di fianco eh, per forza, però a fronte di questo approccio fortemente centralistico, alla fine quelle che sono risultate essere le soluzioni ai problemi sono arrivate dal privato e dal sociale. Le tante imprese che si sono messe a produrre mascherine, anche se operavano in altri ambiti, la miriade di imprese che si sono messe a fare igienizzanti all'epoca, ovviamente lo sviluppo dei vaccini, eh, tutta quella creatività che è stata messa in gioco. Ecco un approccio... Eh, fortemente gerarchico e centralista ci fa perdere la capacità di valorizzare quelle esperienze, quelle capacità, quell'intelligenza sociale diffusa. E questo credo sia eh, un grosso problema che incrocia, se vuoi, anche eh, un'altra eh, discussione sempre presente in Italia. Cioè, siccome noi abbiamo dei problemi, diciamo così, storici, col modo nel quale sono state fatte le regioni e poi con le diverse sperimentazioni rispetto a autonomie, titolo quinto, eccetera, torna sempre prepotentemente nel dibattito italiano l'idea che sia necessario ricentralizzare e tornare a uno Stato fortemente centralizzato. Ma anche quello, quando si ha a che fare con problemi che sono inevitabilmente locali, legati al vissuto, alle esigenze, ai bisogni concreti delle persone, Significa eh, potenzialmente buttare via tante cose che la società può produrre a vantaggio di approcci invece essenzialmente eh, ideologici. Si dice che eh, la politica è sempre locale, no? lo dicono gli anglosassoni: all politics is local. Ma una cosa che è sempre locale sono i bisogni: le persone vivono in luoghi, in spazi, hanno bisogni e hanno capacità che si sviluppano in quei luoghi. Io credo che messaggio eh, del libro sia appunto che questa cosa non deve essere tuttavia non deve essere sacrificata sull'altare di un progetto eh, palingenetico della nostra società. Io aggiungo solo che recentemente in occidente molti hanno polemizzato con eh, i lockdown eh, promossi dalla dal vertice dello, dello Stato cinese eh, contro uh, alcune eh, recrudescenze pandemiche, eh, oltretutto non particolarmente gravi. E qual è stato l'argomento polemico? Non esiste, cari cinesi, lo zero COVID. Beh, bella lezione, giusto questo. Non esiste lo zero COVID, non esiste lo zero corruzione. Non esiste eh, il rischio zero mh, uh, rispetto a problematiche ambientali o... Mh. In fondo, cioè, i decisori hanno il compito dell'equilibrio fra uh, l'immanenza di alcuni pericoli e la vitalità della società. E <ride> il loro compito è l'equilibrio. E non devono mai uh, avere quell'approccio ideologico che vorrebbe, eh, sulla base di un'antropologia evidentemente negativa, eh, chiudere in casa l'uomo per evitare che eh, produca danni a se stesso, agli altri e magari soppiù ancora l'ambiente che a se stesso e agli altri. Eh, noi crediamo che questo equilibrio debba, debba caratterizzare eh, l'attività decisoria e Che eh, ogni, ogni decisione nel senso dello zero COVID sia, innanzitutto, illusoria dal punto di vista del contrasto della patologia e eh, letale per il genere umano. Come diceva un compagno di partito del senatore Sacconi e un maestro dell'ingegneria stagnato, cioè il professor Francesco Forte, viviamo nel mondo del pressapoco. e non c'è niente di male fatto così il mondo nel quale viviamo e proprio per questo bisogna evitare di sovrapporre progetti grandiosi che finiscono sempre per essere per Ticini. Grazie, mi sembrano le parole, le parole migliori per, per concludere e anche per augurare buon Natale sperando eh, in un Natale sereno e soprattutto in un anno, vuo, in un anno nuovo eh, caratterizzato non dico da un ritorno di fiamma della libertà individuale ma quantomeno da una rallentamento nel suo declino. Ecco, auguriamo a tutti un felice anno nuovo nel quale sia possibile uscire non solo per andare a fare la spesa. Però... È lo stesso augurio che io rivolgo a tutti e che soprattutto sia un anno vitale demograficamente e economicamente e socialmente. Quindi datevi da fare e quando uscite per andare a fare la spesa, passate in libreria o andate su una piattaforma online e ordinate Stato Essenziale Società Vitale, appunti sussidiari per l'Italia che verrà di Alberto Mingardi e Maurizio Sacconi. Costa anche poco perché ve la cavate di Esattamente, se lo dice Stagnaro che è ligure carta, che costa poco, e... vuol dire che è vero. E poi è un, evidentemente il regalo di Natale che tutti i bambini sognano. Io me ne vedo e faccio dei vostri figli deluse perché trovano un gioco della Lego o una Barbie anziché stato essenziale cioè società vitale sotto l'albero. Non valga il detto genovese che se costa poco ci avrà il suo motivo. No, no, il motivo semmai è che venga letto da molti anche grazie a ciò. <ride> e magari anche grazie a questa conversazione. Grazie a tutti e buon Natale buon a voi. Ciao.